Ha visto una fase sperimentale in cui sono partiti circa 500 ragazzi e ragazze, la seconda edizione 1000, quest'anno sono in palio circa 2000 postazioni, abbiamo 3000 crediti, quindi già oggi è un successo straordinario. Il bando sarà aperto fino al 25 di giugno, quindi c'è tutto il tempo per approfondire e affinare il proprio progetto. È un'occasione straordinaria, secondo me, per un ragazzo che studia, una ragazza, un laureato, un laureando, avere l'opportunità per un anno di essere, diciamo, sostenuti dalla Regione Lazio in termini economici e seguiti in un progetto che prevede 6 mesi all'estero, in qualsiasi sito che sia rilevante per il proprio processo curriculare, per l'acquisizione di competenze. 6 mesi, l'unica cosa che chiediamo è il ritorno, di mettere a disposizione della nostra comunità, della nostra regione, le cose che si sono apprese nei 6 mesi precedenti. Per tutti i 12 mesi c'è un'indennità di tirocinio, ci sono previsti i costi di viaggio, di vitto, alloggio, di master o di formazione, se parliamo di formazione, o appunto di indennità di tirocinio se parliamo di work experience. Quindi una straordinaria occasione che io faccio un appello a tutti gli studenti della nostra regione di coglierla al volo. Per me è un'ottima opportunità, ce ne sono poche, si può finanziare una formazione completamente gratuita, ti pagano l'alloggio. Puoi farti una work experience in enti, strutture di altissimo livello, in tutto il mondo, impari una lingua, conosci gente altamente specializzata nel tuo settore, è un contributo importante. È un'opportunità per non lasciare sole le persone. Purtroppo chi spesso si trova in una situazione o di disoccupazione, uscita dal ciclo della formazione, di fronte al tema del lavoro è solo. Ecco, noi vorremmo eliminare questa zona di solitudine o peggio il merito che non c'è mai nel valore delle persone e quindi dare concretezza a quella bellissima articolo della Costituzione che il lavoro è un diritto. Ma non è che lo è o lo diventa materialmente per magia, solo se ci si preoccupa di trasformare questo diritto costituzionale in un'opportunità vera e dare a un ragazzo, una ragazza, a una persona che pensa di potercela fare l'opportunità di fare in America o in Congo o in Africa o in Asia un'esperienza professionale o di approfondimento e tornare, secondo noi dà un'opportunità in più e dalle prime esperienze degli altri anni. Peraltro abbiamo anche le conferme che c'è un aumento di competitività e questo poi è il modo di innovare lo Stato, basta con l'idea che bisogna o chiedere un favore o aspettare che qualcosa accada. Il mercato del lavoro negli ultimi anni è cambiato, si parla più, sempre più di sharing economy, cioè alle imprese tradizionali si sostituiscono queste tipologie di imprese che sono, diciamo, quello che si dice l'open innovation, cioè hanno degli altri modelli di business che appunto si definiscono sharing, cioè collaborativi. Le curve di redditività dello sharing vanno in alto, dell'economia tradizionale vanno verso il basso, insomma. Cioè la grande crisi che ha attraversato prima i mercati finanziari e poi i mercati produttivi di tutto il mondo occidentale, quello che ne esce sono nuovi approcci alla creazione di valore, al business. E sicuramente i coworking sono un altro modo di fare impresa appunto sharing, collaborativa, nei territori dal basso, ma sempre in relazione
ai grandi flussi cognitivi, diciamo, che non risiedono necessariamente nei territori ma sono globalizzati. Quindi c'è questa unione di territorio e globalizzazione. All over this land.